Siamo presenti questa sera per questa inaugurazione che riteniamo molto importante, in quanto l'elisoccorso e il comune di Cisterna fa parte del nostro territorio servito dal Comitato Locale di San Damiano d'Asti. È una cosa molto importante, visto anche la formazione del territorio, questa è un'attrezzatura che inauguriamo questa sera molto importante, proprio perché riusciamo a completare i servizi in modo veloce e corretto. Questa sera abbiamo validato l'89esimo campo sportivo per l'elisoccorso notturno e grazie alla disponibilità di questo comune. La rete regionale si sta ampliando, sta diventando sempre più capillare e quindi un ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali che sono molto sensibili a questo servizio per la collettività e grazie a tutti coloro che a diverso titolo collaborano affinché le missioni di elisoccorso notturno vadano a buon fine. Abbiamo pensato al territorio, abbiamo pensato di poter in questo momento, oltre a dare la possibilità di avere un punto di questo elisoccorso, in più abbiamo avuto la fortuna, con l'aiuto della Fondazione, di poter mettere le luci a disposizione per questo progetto. Effettivamente è un intervento importante per il territorio e per la comunità, mettendo a disposizione del 118 la possibilità di intervenire anche di notte, quindi con un impianto sportivo che è chiaramente a disposizione della squadra di calcio e dell'attività sportiva, ma anche della possibilità di atterrare l'elicottero del 118, che quindi porta un servizio importante dal punto di vista sanitario nell'interesse proprio del territorio. Ne approfitto anche per ringraziare tutti i volontari di Cisterna che fanno parte del Comitato Locale di San Damiano e sono molto numerosi e quindi orgogliosi anche di avere nel loro comune questa attrezzatura molto importante.